Oggi ci divertiamo con Bruno Munari. Impareremo a esprimerci con i gesti con supplemento al dizionario italiano. Vi farò vedere dei concetti espressi con le mani. Voi da casa rifateli insieme a me. E poi diventerà un gioco da fare con mamma, papà e i vostri fratelli. Un mimo speciale fatto solo con le mani. Voi farete il gesto e gli altri dovranno capire cosa volevate dire. Siete pronti? Cominciamo! Questo gesto ci indica di fermarci. Stop! Quando invece facciamo così, significa che una cosa ci piace e ci va bene. Quando facciamo così, invece, significa che non ci piace e non ci va bene. Quando facciamo così, stiamo chiedendo, ma cosa stai facendo? Cosa sta succedendo? Telefonami! Un attimo! Oppure, ho una cosa da dire. Ho fame! Ho sete! Vieni qui! Autostop! Non c'è niente! Sono arrabbiato! Io non so niente! Bisogna pagare! Te lo prometto! Marameo, ti prendo in giro! Mi è venuta un'idea! Ridimmi, non ho capito! Cari bimbi, oggi vi ho spiegato come si può parlare anche semplicemente usando le mani. Ci sarebbero stati un altro sacco di gesti da potervi insegnare, ma non volevo annoiarvi. Vi invito a giocare con la vostra famiglia al gioco dei gesti. Voi ne farete uno, per esempio, oppure, e gli altri dovranno indovinare che cosa voi state dicendo in quel momento. Aiutateci a diffondere la magia del fanciullino con tanti, tantissimi bambini! Condividete questo video con 10 amici e iscrivetevi al nostro canale YouTube, Il Fanciullino.